Cari amici, bentrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo dei Jethro Tull, una rock band che ha scritto pagine indimenticabili e leggendarie della musica rock, ma della musica moderna, andando a spaziare da un'infinità di generi, dal rock all'hard rock, al progressive, al blues, al folk, al country, ma soprattutto alla musica classica, come vedremo tra pochissimo. Prima di iniziare, ovviamente, io non posso ringraziare il nostro amico Luca che ha avanzato questa richiesta nei commenti e sono orgogliosissimo e felicissimo di poter dare il mio piccolo contributo e analizzare la psicologia di questi veri fenomeni che, pensate, da più di 50 anni hanno trasformato il loro concetto di musica e hanno regalato a noi le tantissime emozioni. Pensate, è il dicembre 1967. Un talentuoso flautista, capellone, classico genio ribelle, un arrangiatore, un cantante di nome Ian Anderson decide di fondare un nuovo ensemble musicale e con l'amico bassista Glenn Cornick fondano appunto i Jethro Tull, nome particolarissimo che richiama quel signore inglese, pensate, che ha inventato l'aratro. Da qui una storia leggendaria. Muovono i primi passi, pensate, nel 1968 con il loro primo album e la loro prima pubblicazione intitolata These Ways. Ma il successo arriverà solo un anno più tardi con l'album Stand Up, dal quale, appunto, come vi dicevo prima, possiamo ascoltare una vera chicca, un vero capolavoro, ovvero il brano, il componimento Bure, scritto da Johann Bach, pensate un po', il grandissimo musicista classico che Jethro Tull riarrangiano, risuonano in maniera semplicemente divina, semplicemente spettacolare. Vi ho detto prima, Ian Anderson era un flautista. Allora molti di voi mi chiederete: ma che c'entra con il rock? Ed è proprio questa probabilmente la più grande invenzione di questo gruppo spettacolare. L'inserimento di questo flauto, il modo di suonare il flauto, uno strumento comunemente utilizzato non nelle orchestre classiche, riadattatolo e riarrangiandolo in maniera perfetta al mondo del progressive, del rock, dell'hard rock o della musica moderna, se vogliamo. Ian Anderson è tuttora un vero e proprio genio, capace di regalare, instaurare un rapporto speciale tra lui, tra la band e il suo pubblico. Pensate, il flauto era quasi un appendice, no? Che partiva dal cantante nei suoi live straordinari e quasi provava a collegare, no, quel filo invisibile che accomuna noi comuni mortali, poveri ascoltatori, e le nostre rock band, le nostre rock star preferite. Un grandissimo pregio di Anderson è stato anche quello di, come dire, rivisitare un po' la figura della rock star in un periodo particolare anche, no? Se pensiamo agli anni 60, anni 70, anni 80, dove la figura della rockstar era comunemente abbinata al mondo del mitico, no? Del sesso, droga e rock and roll. Ian Anderson ha regalato un'area invece della cura di sé, di quel leader silenzioso, di quel leader che si prende cura di sé, del suo pubblico, della band, ma soprattutto della sua musica, curando i minimi dettagli, ogni singola nota e andando a curare quel rapporto quasi trascendentale tra sé e il suo pubblico, i suoi ascoltatori, i suoi fan che, pensate, l'hanno seguito per più di 50 anni. Poi sì, possiamo stare a discutere sugli ultimi album, le ultime vicende, sulla trasformazione dei Jethro Tull in Ian Anderson Band, come polemicamente molti fan l'hanno chiamata, ma questo è un altro discorso. Torniamo a quegli anni e torniamo quindi alle emozioni che hanno saputo regalare questo gruppo spettacolare. Arriviamo nel 1971 con la pubblicazione di un pezzo semplicemente unico, Aqualung, che regala l'immagine fin dalla copertina del barbone più famoso al mondo, se vogliamo. E in questa immagine, appunto,
vediamo tutta l'energia, tutta la forza del messaggio dirompente che Jethro Tull ci provano a regalare. Hakua Lung è un barbone sconfitto dalla vita, incapace di raggiungere un qualsiasi obiettivo, incapace di instaurare delle relazioni interpersonali sane, è una persona sconfitta dalla vita, arrabbiata, sprezzante. In ogni sua ruga si vede quel tono di amarezza che ognuno di noi ha o prova quando la vita è troppo dura con sé. L'unica persona con cui riesce a interfacciarsi questo barbone è appunto Dio, il Signore, no? Che ci guarda da lassù. Ma anche per Dio Hakua Lung ha delle parole sprezzanti, non riesce a riferire alcuna parola di compassione, di positività, e anche appunto per Dio ha delle parole sprezzanti. Qui i Jethro Tull aprono un tema psicologico potentissimo che noi psicologi e psicoterapeuti apriamo molto spesso in terapia. Immagina il momento della tua morte, immagina la tua lapide, molte volte facciamo scrivere anche ciò che vorremmo fosse scritto, no? Sulla lapide. A quale fine? Perché? Semplicemente perché questo ci permette di immedesimarsi, no? Nella propria morte, quindi al messaggio che noi vogliamo lasciare, quelli che sono i valori che vogliamo trasmettere o speriamo di aver trasmesso durante la nostra vita. I Jethro Tull riescono a darci questa botta di energia trasmettendoci tutto ciò. Come vogliamo essere ricordati? Quali valori vogliamo coltivare durante la nostra vita? Per qual motivo dobbiamo essere ricordati o vogliamo essere ricordati dalle persone che ci vogliono ovviamente bene in questa vita, no? Sapendo che abbiamo un limite di tempo, una durata limitata su questo pianeta. Tutto ciò condito ovviamente con delle canzoni, una musica rock davvero potente, se ripenso al pezzone My God o Locomotive Breath, uno dei miei pezzi preferiti, dove possiamo sentire proprio l'energia del respiro, del movimento, di quella dinamicità di cui in passato ho sicuramente parlato. I Jethro Tull sono stati protagonisti di sicuramente tanti altri album ricchi di successo, anche se il successo dei primi anni 70 ovviamente è e sarà irraggiungibile, fino al 73 con un altro album davvero consigliatissimo per ascoltarlo ovviamente, Passion Play, con, se vogliamo, la nuova figura del Dante moderno, ovvero del nostro amico Ronnie Pilgrim, che al momento della sua morte compie un viaggio trascendentale ultraterreno visitando il paradiso e l'inferno. Sì, una sorta di divina commedia in musica, una divina commedia rock scritta dai nostri Jethro Tull. E qui ancora una volta torna il forte tema della morte, torna il fortissimo tema dei valori, dei nostri valori che dobbiamo coltivare ogni giorno durante la nostra vita, che ci devono accompagnare durante la nostra vita, affinché il nostro percorso, il nostro tempo limitato qui non sia vissuto con rimpianti o frustrazione, o come Hakua Lung che con tono sprezzante si guarda indietro e non vede nulla di positivo. Cari amici, io mi fermo qua, scrivetemi nei commenti quanto amate, quali sono i vostri pezzi preferiti di questa rock band che ha scritto pagine davvero indimenticabili della musica, ma soprattutto fate come Luca, lasciatemi un pollicione e ditemi quelle che sono le vostre band preferite o le band di cui vi piacerebbe che parlassi nel mio prossimo video e nella playlist Musica in Mente. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video.